Buongiorno, sono ancora a Valviano, giornata di primavera si può dire, timida primavera ma si sente nell'aria. Continua il mio viaggio alla ricerca di risposte in merito allo spopolamento e un possibile ritorno su queste terre. Vediamo se riesco a parlare con qualche amico, qualche persona per così raccontare qualche storia, si capisce più o meno dove sono, comunque sono sotto Valviano, poi qualche amico mi correggerà perché è probabile che commetta errori perché non conosco bene il luogo. Comunque dai, vediamo se riesco a parlare con qualche persona. Buongiorno, sono tornato a Valviano con il signor Di Loreto Enzo, che tu sei nato qui nel 1958 e sei stato all'estero. Vero? Tanti anni. Senti, io ti volevo chiedere, ma molta gente se n'è andata da qui, vero? È andata via molta gente. Sì, sì, molta gente, sì, che hanno morti, i miei genitori, gli altri, tutta la Conrado mi vogliono bene. Perfetto. Sono molto apprezzato e mi amano. E senti, come... ma quanto eri ragazzo, come ricordi questa Conrado? Andavo con i piedi scalzi perché... Veramente? Sì, perché prima c'era un po' l'economia. Però c'era tanta gente, vero? Sì, c'era tanta gente, andava a rubare la ciliegia, quello, quell'altro. Cioè qui era una città, Valviano. Sì, sì, una città, tutto. E invece adesso è terra di stranieri. Tutti stranieri, ma io sono nato e cresciuto qua, la testa non me lo... La tua testa è qui, il tuo cuore. Sì, sì, per la compagnia mia piace stare qua, no, non vogliamo andare in città. Anche perché c'è una veduta bellissima, sì, sì, guardate che bella veduta, quindi c'è anche un orgoglio di stare qui. Sì, sì, io sono orgoglioso, a me se mi dai un appartamento a Pescara tutto, a Giuliano Termo, non ci vado neanche gratuito, mangiate e bevute. Io sono nato e cresciuto qua. Senti, ma tu ci hai abitato in appartamento? No. Mai? Mai no. Neanche all'estero? No, mai. Ok, quindi, ma ti faccio una domanda stupida, ma magari... La notte, c'hai paura a stare qui? Io sono un protettore degli animali, mi piace i cervi, i lupi, quindi, le volpe, gli porto pure da mangiare qui sotto. Quindi anche stare in una zona isolata non è un problema? No, per me non è un problema. Non c'hai paura? Qua non ci vengono nessuno, perché qua sotto finisce la strada. No, perché oggi siamo tutti un po' di città, no? Da casa isolata. No, città aspetta i bullismi, quelle sono contrari. Ma qui sopra il bullismo non ce n'è, perché no? Non c'è. Quindi stai aggiustando questa bella casa, sì, complimenti. Scusa perché è un po'... Abiti qui, questa casetta è molto bella. Sì, sì, ma la devo finire ad aggiustare. È molto bella. Senti, ti dico un'altra cosa, ma secondo te le persone tornano qui a Valviano? Guarda le campagne qua, prima tutto lavorate, guarda un po'. Adesso è quasi tutto abbandonato e frano. Tutto abbandonato. È frano. Bene, tu hai una casa bellissima, io ti ringrazio tanto. Grazie. L'ultima cosa, posso pubblicare questo video su, sì, sì, su fare. Ma mio canale io non YouTube e su Facebook? Nascondo. Ti ringrazio. No, perché devo finire ad aggiustare, vedi? A me mi piace tutte le cose belle. E che stai facendo? Un giardino qua? No, delle cose. Ho fatto la cosa del cane, devo ancora finire. E poi ho fatto tutta cercata per fare un Che migliore. Bello! Guardate che bella casetta che c'hai, complimenti. Mm. Anche per così al cane, gli hai fatto anche una bella... Sì, sì, ma devo mettere la porta, guarda il cane. Bello. Ma devo mettere la porta, quando non c'è le persone... Vieni, amore, vieni. Vieni qua. Bello, amico mio, io ti ringrazio tanto. Grazie. E vogliamo dire che comunque a Valviano si sta bene. No, meglio di questo io non ti cambio. Non lo cambi mai? Lei non lo so da dove viene, da Pescara. Montefino, Crocetta Santa Maria, Davide del Tò. Ma deve scusare un po' tutto il mondo. No, ma stai aggiustando, ci mancherebbe, stai aggiustando. Quindi tu starai sempre qui, anche se sei più anziano, sempre qui. Sì, perché sì. A Valviano si sta bene. Diamo un messaggio. Sai che mi ammazza qua, la morte. Grazie amico mio, allora pubblico il video su Facebook e sui social. Grazie amico mio. Grazie.